siamo arrivati all'ultimo episodio di questa serie alla scoperta del Sistema Solare. L'abbiamo lasciato per ultimo, visto e considerato che è la nostra casa. Oggi andremo ad analizzare il pianeta che ci ospita, la Terra. Questa ultima puntata ha richiesto più tempo rispetto alle altre, e non perché la Terra sia più importante degli altri pianeti, anche se non fosse per lei, ma perché, essendoci molto da dire, abbiamo preferito aspettare più tempo per poterti consegnare un contenuto di maggior qualità. Bene, direi che è arrivato il momento di buttarci all'interno di questo ultimo ma meraviglioso viaggio. Il pianeta Terra si è formato circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Possiamo trovare acqua in ognuno dei suoi tre possibili stati, ovvero solido, liquido e gassoso. L'inclinazione dell'asse di rotazione permette l'esistenza delle stagioni. Ma ora cerchiamo di capire cosa abbiamo sotto di noi. La Terra in superficie ha delle placche tettoniche. Ma cosa sono? Per rispondere a questa domanda possiamo farci un'ulteriore domanda. Che cosa sono i terremoti? I terremoti non sono nient'altro che il movimento di una o più placche tettoniche. C'è una teoria che è in grado di spiegare fenomeni relativi alla crosta terrestre della Terra, come ad esempio l'attività sismica, le variazioni del chimismo delle rocce magnetiche o la formazione di strutture come le fosse oceaniche. Insomma, tutto quello che comporta la modellazione, se così vogliamo dire, della superficie del pianeta. Questa teoria è la teoria delle placche tettoniche. In sostanza, possiamo vedere le placche tettoniche come una struttura mobile su cui noi poggiamo. Ovvio è che se due o più strutture si scontrano, il risultato sarà un cambiamento di conformazione, ovvero una modellazione, che scaturirà fortissimi scossoni molto più forti dei comuni terremoti. Ci sono sette principali placche tettoniche, e sono: placca antartica, placca sudamericana, placca africana, placca indio-australiana, ovvero la placca indiana più quella australiana, la placca pacifica, quella nordamericana ed infine la placca eurasiatica. La placca africana con quella eurasiatica si stanno avvicinando sempre di più. Questo perché, a quanto pare, quella africana sta spingendo sempre più verso nord, andando così incontro a quella eurasiatica. Ora che abbiamo chiarito cosa sono le placche tettoniche, possiamo chiederci che cosa c'è sotto? Subito sotto le placche tettoniche troviamo il mantello. Che cos'è il mantello? Si tratta di un involucro liquido a viscosità molto elevata. Rappresenta circa l'84% in volume dell'intero pianeta ed è costituito essenzialmente da roccia ultrafemica stabile ad alta pressione e ricca di ferro e magnesio. Il suo limite superiore, ossia il suo contatto con la sovrastante crosta terrestre, generalmente si trova tra i 10 e i 35 km di profondità dalla superficie ed è detto discontinuità di Mohorovicic, spesso abbreviato in MOHO. Il limite inferiore, che segna invece il confine con il nucleo, è detto discontinuità di Gutenberg. Infine, scendendo ancora più in profondità, troviamo appunto il nucleo esterno e quello interno.
In quello esterno si genera il campo magnetico, mentre il nucleo interno è solido, composto da ferro e nickel. Ovviamente tutti questi dati fanno parte di una teoria indiretta. Perché indiretta? Perché ci manca la verifica, se così vogliamo dire, finale, ovvero l'osservazione. Ora però cerchiamo di analizzare la Terra restando sopra la crosta terrestre. Cerchiamo di capire l'ambiente che ci ospita. Ci sono oceani, foreste o quel che ne resta, montagne. Tutte queste cose le analizzeremo per bene in video successivi. Ma per ora ci basta fare alcune semplici riflessioni. Devi pensare e capire che queste cose c'erano già prima delle grandi città. E questo non significa che le grandi città non siano importanti, anzi, però ti consiglierei di focalizzare la tua concentrazione a quel poco che resta delle grandi foreste, a preservare i magnifici oceani o le montagne, a preservare le stagioni e quindi il clima, insomma, a preservare la vita. Se questo non fosse sufficiente, ti consiglio di preservare te stesso. Ma sappi che l'unico modo per farlo è capire e soprattutto accettare che senza foreste, oceani e montagne, tu, umano, non puoi esistere, perché qui sopra sei soltanto un ospite.